siamo qua di nuovo. Buongiorno ai nostri telespettatori sul Roma Live. E sono contenta di presentarvi Ermanno Cancena, che parleremo di sesso e amore in questa puntata. Sì, e lei fa il barista, una persona normale comunque che ha vissuto, e noi siamo curiosi a sapere come ha vissuto e sicuramente vive ancora il sesso e amore. Cioè, E normale, come. penso come tutti, io ho una moglie, ho una famiglia e vado avanti con questo, l'importante è quello, insomma, penso che sia Ma ama ancora normale. la sua moglie Certo, come il beh, primo come primo anno? anno no, magari, però dopo tanti anni ancora. Sì, noi vogliamo sapere, siamo curiosi. Si trasforma questo amore in Beh, qualcosa diverso, di sì. più, in qualcosa Beh, di io penso, meno? no, io penso in qualcosa di più, perché non è più amore, ma diventa, che ne so, complicità, diventano determinate cose che cambiano nell'arco degli anni, no? Tradimento, sì, sono stata tradita e penso che se c'è amore non ci dovrebbe essere. Alle giovani generazioni che vivono il sesso e le relazioni sentimentali con grande disinvoltura, che differenza nota rispetto Beh, una volta eravamo più impacciati, no? Adesso sono spigliati, fanno tutto quello che gli pare. Cari telespettatori, siamo ancora qui sul Roma Live e abbiamo un ospite eccezionale, Oscar Biglia, Eccolo. cabarettista. Esatto. Esatto. E passiamo subito direttamente alle domande. No, non lo so, come vuoi tu, cara. Cosa Io, stai Vittoria, cosa sto facendo? facendo? Cosa sto facendo adesso? Cosa stai facendo adesso? Cosa hai fatto prima? Ma adesso, no, ferma, blocca, non mi devi fare adesso questa domanda. Dopo, alla fine, quando chiudiamo. Ma tu accenni un attimo. Ah, vabbè, vado avanti? Vai avanti. Allora dicevo, no, sto preparando uno spettacolo teatrale, che poi ne parliamo, Ne no? Ne parliamo a parliamo, lungo. approfondiamo il discorso, Esatto. assolutamente. E niente, io sono qua, allora dimmi. Caro Oscar, ti ricordi Ciao. quando è stata la tua prima volta? Certo che me la ricordo, è emozionante. Chi se la dimentica la prima volta, mamma mia, che bello. Invece l'ultima? Quella me la ricordo, perché è passato parecchio tempo. No, comunque devo dire, la prima volta penso, c'avevo 16 anni. Su un pattino in mezzo al mare, che bella, romantico. L'ultima volta sempre sul pattino, solo qua la volta ho fatto, Due solo volte due sono. volte. Due No, volte io voglio dire una sono. cosa, posso dire veramente che la mia generazione, lo posso dire, no, ho 40 anni, io. Non sembra, no, perché mi stavi guardando e dicevo, ma può essere che un bel ragazzo, 40... no, c'ho Questo bel 40 ragazzo ha 40 anni, anni. Victor, 40 anni, e te l'ho mai detto che sei bellissima? Te l'ho Sì. detto, già te l'ho detto, quindi vabbè, non ripetiamoci. Allora dicevo, ho 40 anni, la mia generazione, tutti quanti la prima volta l'abbiamo fatta in realtà, tutti allo stesso posto, in macchina. Oh, ma una Che tristezza, ma che noia, non è una insomma, tristezza. fanno tutti. Ma sì, ma poi è sbagliato perché le famiglie di oggi fanno bene, che i figli magari protetti a casa, e tanto tutti fanno l'amore, no? E dai, invece noi in macchina, scomodi, io ero così emozionato. Così imbranato, poi non c'avevo manco la patente, c'avevo 16 anni. Lei era più grande di te. Lei era più grande di me, più competente, io ero così Ma emozionato, tanto grande. parecchio grande, era enorme, era, guarda, era anziana, però io veramente, Vittoria, quando sono andato ero emozionato, no? Allora Ma ti è stavamo in andata macchina, bene? mo ti racconto, è scomodo era la situazione, e io quando sono andato lì, sotto al sedile, io mi agitavo, ah, lei niente, io mi agitavo, sì, e lei niente. E io, ah, il sedile, bravo, bravo, cioè, capito? Alla fine, poi dopo a lungo andare, mi sono rifatto, cioè, lei non mi ha più salutato, ma col sedile ho passato delle bellissime giornate, devo dire, lo spettacolo è intitolato A qualcuna piace Calvo, a qualcuna A piace Calvo, qualcuno speriamo, sicuramente, pure per a me me, e per no, anche però per vengo a te, ti vedere. ringrazio, ti ringrazio. A qualcuna piace Calvo, lo spettacolo il primo, l'1, il 2, il 3 aprile, al Teatro Morgana, a Brancaccio, Non quindi Oscar Biglia. scordatevi, non scordatevi, ci sarò anch'io a vedere. Grazie. Ma che quel povero ragazzino che quando all'attimo guarda a me, dice, guarda a me, guarda al seno tuo, dice, ma che siamo criceti, no? Che bestie siamo, dai, su.
Ho capito, non ma ballo, no, non l'ha latto più, è da mo' che non l'ha latto più, se ti ricordi, ho capito, poraccio, c'era niente. Ma che poraccio? Poraccio andai. Io che ho rimesso questo fisichetto nonostante tutto, per farti per piacere a te. Perché non ti piaccio tanto a te. Che mi fa a piacere? Bah, tu sei proprio io, ho le mani troppo grosse, proprio non ce la faccio. Solo le mani, ho ribadito, solo le mani troppo grosse. Mi ci pungi come hanno fatto lì. Che vuoi? Che sta a parlare? Di quello, so, non ha niente, non ha tutto niente, tutto. Ah, io sono, si ripone, parla corto lui. C'ho un cortometraggio, che devo fare? Tutto adesso, ma... è un'onda tutta morbida lì davanti, ma che se te lavi ammorbidente, per forza, quella io non l'ho lavata, quella fa contatto è, e quella è tutta farina del tuo sacco, quella e basta. Monnezza, sacco di monnezza, e basta, la tua, possibile stanno per sta diventa rosso adesso te, perché per tagli dentro a me, ma che vuoi? La luce c'è, per quello diventa rosso. Quindi? Che vuoi? Non ho capito che vuoi a me. No, perché guardavi quella. Cioè, una puntata di sesso, che c'entriamo noi? Cioè, se parla di sesso e amore. Perché non lo facciamo mai? Ecco, appunto, la mia dice, sesso e amore, chi è? C'è qualcuno che non lo fa, chiamiamo quei due, scusa. No, io invece dobbiamo farlo, dobbiamo mettere a posto questo rapporto. Ma io non ce la faccio, io quando arrivo a casa, io non ci riesco, dai, su. Allora, mo ho comprato ieri reggiseni così, mo stasera mi metto pure la mutandina, quello lì, il perizoma, ma che vuoi di più? Ma che te metti? Non te lo mette per niente quel perizoma. Ma che te metti qua la cosa là? È carino, l'ho preso tutto leopardato. Ma vedrai, il leopardato su tuo, sono tre pallette, insomma, che te vuole guardare? No, tre pallette con 10 puntini esce fuori in cesso. Ma che dai, Senti, a parte che è tutto leopardato, e poi tutto è bello aggressivo, no? Ci sono dentro, anche in questo perizoma, c'era dentro proprio un libricino sull'arte della seduzione, io me lo sono letta. Mi sono imparato. Libricino sull'arte della seduzione, che ci può essere scritto dentro una mutanda? C'era scritto una cosa carina. Perverso come me, che ci può essere scritto dentro una mutanda? C'era scritto che se vuoi sedurre tuo marito, devi metterti il perizoma e farti trovare dentro al letto. Mentre fai il verso della lince della Malesia quando è in calore. Tutte queste cose entrano, la mutanda c'è scritto, questo può essere. Uno compra la mutanda e c'è scritto tutta. E io l'ho fatto, mi sono messa quel perizoma. E l'ho fatto, ti ricordi l'altra sera? Mi ricordo sì, che tornavo a casa quello che ho sentito. Io l'ho fatto, no? Lui è arrivato, ma visto così? Ho guardato così col perizoma, ho detto quasi quasi c'è parcheggio la bicicletta, c'è parcheggio, no. Che ci posso fare? Ma dai, ma falla finita, non mi passa, mi passa la fantasia, io non so che devo fare, va su. Io non c'è, veramente, non riesco. Ma almeno bevi qualcosa, ubriacati, fai qualcosa. Ma che mi ubriaca? Ma che non mi posso ubriacare? L'importante è fare qualcosa. Tu mi spingi pure a bere queste cose qua, già c'ho la panza, già poi mi ferma la polizia. Ma magari tu ubriacassi, ti venisse voglia ogni tanto. Ma io quando mi sono ubriacato perché c'ho voglia di darti una botta, hai visto quello che è successo? Mi hanno fermato i carabinieri. Ho capito, ma tu mi hai bevuto troppo però. Ho capito, ma non è possibile, cioè mi hanno fermato i carabinieri, ho fatto far palloncino, dico ce ne faccia due, dico perché mi devo fare due, dice gli metti là, ci passi una bella sera, pure il carabiniere mi ha preso il giro, e dai. Però più avanti l'hanno rifermato, io me lo ricordo. Non me lo ricordo, sì, che me lo ricordo, pure la polizia mi ha fermato più avanti, e dai. E io ero disperato, che mi ha detto? Un briaco come stavo, sceso dalla macchina, dice che fa? Mica mi fai del palloncino, questo mi ha trovato a offrire una grappa così piccola, cioè, bello, perché con te non c'è sta proprio niente da fare, su. Ma facciamo, ma che ne so, allora andiamo in qualche locale scambista, andiamo a fare gli scambi. Perché ci siamo stati? Carino, gli scambi, quelle cose un po' perché ci siamo stati al locale scambi? Non ci siamo stati? Un cane mi vuole da? E dai, io ho detto ma tenga la scimmia allora, no? Esatto. Però non è giusto, secondo me non è giusto, così la coppia non va da nessuna parte, anche perché ho fatto sto sacrificio che da Milano mi sono trasferita per venire da te a Roma. Ma quindi... chi t'ha fatto fa quello che mi domando, no, io? Chi t'ha fatto fa? Io, il mio amore per te. Ma potevi rimanere a Milano, ma chi t'ha detto da venire qua? Scusa, ma non ho capito. Ma poi puoi venire a casa mia? Che qua hanno saputo amici miei che mi sono messo con una come te, poi in più milanese, avessi quante me l'hanno detto. Ma perché, scusa, che c'ho oltre milanese? Che è? Scusa. Ma te che c'hai? Ma come che fai? Milano è una bellissima città, ma che bella città, Ma come fa a essere bella una città per un romano, una città che c'ha un ospedale che si chiama Nini? Guarda, dai. Perché? Ma come perché? Ci stanno male nonna e nonna, ci porti, non ci porta che tanto Nini guarda, cioè, scusa, ma che invece città? Voi qua a Roma no, invece noi c'è fate bene i fratelli, quando gli la città è tranquillo, fate bene i fratelli, mi raccomando, stai tranquillo. Ma che città è? Dai. Noi siamo operativi a Milano, abbiamo tutto intanto. Ma che operativo siete? Ma voi siete proprio, cioè io sono arrivato all'aeroporto a Milano, mi hanno spogliato tutto nudo, mi hanno aperto 10 valigie, ma che se fa così, che ci si comporta hai così? Visto come, ma tu eri vestito tutto strano, quando lì vedono qualcosa di strano fermano tutti, perché lì noi siamo operativi, i milanesi tutti quanti. Siete operativi, operativi, voi siete malfidati, avete chiamato Malpensa all'aeroporto e dai, e su.